Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri, la palla a nuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi l'universale della CSS Verona, Roberta Bianconi. Ciao Roberta, benvenuta, grazie per la tua disponibilità. Ciao, ciao a tutti, grazie a te per l'invito. Roberta, uscite dal girone di Euroleague con 0 vittorie, ma con diversi segnali positivi per quanto concerne le prestazioni. Come possiamo valutare il percorso continentale della CSS Verona? Allora, io direi che usciamo, nonostante 4 sconfitte, con qualche dato positivo. È stata la prima esperienza in assoluto per la società ad un evento così, ad un evento internazionale così importante. Quindi 4 sconfitte non fanno mai piacere, ma ci sono stati dei segnali positivi sia a livello di gioco che a livello di unione di gruppo. Quindi alla fine il nostro allenatore era abbastanza soddisfatto per quello appunto che ho appena detto, e diciamo che è sempre più positivo per un'ulteriore crescita anche in vista poi del campionato che riprenderemo sabato. Assolutamente. Quanto ha inciso per un team, come dicevi anche tu, all'esordio sulla principale sulla scena del principale torneo europeo per club, il fattore emozionale? Per alcune ragazze ha inciso tanto, molto. E, non erano abituate a certi ritmi, non erano abituate a vedere giocatrici di così alto livello, e in quei momenti l'autostima e le certezze vanno un pochettino a mancare e vengono messe in dubbio tante cose, quindi forse è stata più, forse il problemino è stato più emozionale, emotivo, che poi alla fine a livello di qualità e di gioco, ecco. Come spieghi l'andamento del match contro il Mataró, perso nettamente, forse l'unica occasione in cui la squadra poi non si è espressa sul suo standard di rendimento? Sì, è stata una sorpresa un po' per tutti, perché appunto vedendo poi le altre 3 partite, diciamo che contro il Mataró è rimasto un po' un punto interrogativo. Per quello che ho percepito era stato proprio un blocco, secondo me, emotivo, poi conoscevamo poco la squadra, quindi siamo andate subito in difficoltà perché abbiamo preso 3 gol dal centro brutti, quindi ci siamo un po' contratte sia in difesa che in attacco, ecco, non avevamo la stessa scioltezza che abbiamo avuto poi nelle altre 3 partite. Quali sono le certezze da cui potrà ripartire il vostro percorso per la seconda parte dell'annata? Allora, le certezze quali sono? Che le qualità le abbiamo tutte. Abbiamo una squadra che comunque riesce a ricoprire tutti i ruoli e secondo me è forte in tutti i ruoli, in tutti gli ambiti. Mi è piaciuto il fatto che siamo riuscite per 2 partite consecutive a mostrare il nostro carattere, la nostra grinta, che non eravamo ancora riuscite ad esprimere neanche in campionato, onestamente. Quindi secondo me quello deve essere il nostro punto di partenza. Abbiamo scoperto tante cose nuove, belle di noi, anche tante cose da aggiustare, però credo che siamo uscite da questi 4 giorni in crescita, avendo fatto uno scalino in più. Quali sono invece gli aspetti del gioco su cui potete migliorare anche in vista di una seconda fase del torneo che vi vedrà ragionevolmente opposte alle formazioni più forti del panorama nazionale? Ma allora, quello che credo in cui noi siamo ancora un po' carenti è l'uomo in più e l'uomo in meno. I fondamentali. Anche sull'uomo in meno in questo torneo è stato anche positivo. L'uomo in più siamo ancora un pochettino poco fluide nel palleggio, nel cercare nel trovare le soluzioni migliori, la compagna sola, in questo ancora dobbiamo un po' lavorarci. Poi diciamo che bene o male il resto vedo che va, un pochettino forse la difesa a zona. Mi hanno colpito molto le prestazioni di una tua giovane compagna, Nicole Zanetta, che in più di una circostanza è stata una vera e propria sentenza dal perimetro. Sì. Quanto può crescere questa ragazza?
A me piace molto, devo essere onesta, perché è una ragazza che non ha paura, entra, ha coraggio, osa, sbaglia e se sbaglia cerca subito di correggersi, non si butta giù. E secondo me questa è una caratteristica che dovrebbero avere tutte le mie compagne, entrare senza aver paura o paura di sbagliare, perché comunque tutti sbagliamo, anche io sbaglio, faccio a volte anche errori più gravi delle altre. E accogliere l'errore come una lezione per l'azione successiva o la partita successiva o l'occasione successiva, ecco. Il percorso in campionato riparte dalla sfida con Trieste. Che tipo di partita sarà e come vi dovete avvicinare dopo le fatiche di Coppa? Allora, sì, la partita col Trieste, tra l'altro, è una partita abbastanza sentita, quindi il Trieste è una squadra giovane comunque con ottime giocatrici che veloci, se non sbaglio, cercheranno sempre di partire in contropiede, quindi comunque bisogna stare attente. Tirano, anche loro non hanno paura di aggredire la porta. E niente, dobbiamo semplicemente continuare sull'onda, diciamo, di determinazione che abbiamo finito, con cui abbiamo finito appunto il girone di Coppa. Credo che questa sia la chiave per iniziare con un buon approccio alla partita. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. So forse di andare a toccare un tasto dolente, ma le circostanze mi obbligano. Alla luce del brutto risultato del Preolimpico di Trieste, alla luce di quel risultato di questi gironi di Euroleague, una sola italiana qualificata ai quarti di finale, se io ti dico che la pallanuoto femminile in Italia attraversa una fase di crisi, ritieni che la mia affermazione sia esagerata o corrisponde allo stato della realtà? Mi trovi che non sono del tutto in disaccordo, ecco, Meno perché male, se pensavo peggio. comunque no, diciamo che tutta l'Europa, tutto il mondo sta vivendo una situazione, come sappiamo, molto Certo. particolare, quindi è stato anche difficile da settembre riprendere ad allenarsi con la stessa costanza con cui facevamo prima. Quindi già le difficoltà sono state tante. D'altra parte, però, cioè, per me, se in passato il campionato era formato da 12 squadre, mentre ora è formato da 8, un segnale di crisi, secondo me, c'è. Quindi, secondo me, non si può negare l'evidenza, ecco. Poi, quali siano le motivazioni, non sta a me a dirlo, perché io sono una giocatrice e sono chiamata, diciamo, a dare sempre il meglio di me, ad allenarmi forte, a giocare e possibilmente ad aiutare la squadra a vincere. Però secondo me sì, siamo in un momento di crisi, anche il risultato di Trieste, ma non solo di Trieste, anche dei 4 anni precedenti, perché ne veniamo da, se non sbaglio, 2 quinti posti e un sesto posto. Sì. L'unico momento di luce è stata il secondo posto alla World League del 2019. Non sono sicuramente risultati positivi per tutto il movimento della pallanuoto femminile in Italia, ecco. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Roberta Bianconi per la sua disponibilità e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Grazie Roberta. Grazie mille a te, ciao.